Allora siamo arrivati alla fine di una tappa del primo libro di Samuele, nel senso che ormai la parabola di Saul ha preso la sua inclinazione definitiva. L'uomo sbagliato al momento sbagliato, nel posto sbagliato soprattutto. E perché l'uomo sbagliato nel posto sbagliato? Perché è sbagliato dentro. Non è perché qualcuno gli ha voluto male, gli ha fatto una fattura. No, no, lui sbaglia dentro por de aul. E vi ricordate qual è il suo sbaglio di fondo? Qual è? Bravo, non ammettere di sbagliare. Non accettare le responsabilità delle sue scelte quando sono fasulle. Dar sempre colpa a qualcun altro. Conseguenza della sua ansia, della sua insicurezza, ma che a un certo punto però lo frega. Qui non stiamo facendo un discorso morale, Non stiamo dicendo le danato che okay? No, por de aul. Fuori, no? Poi si regna che la vita dopo la morte, immaginarsi. Gli ebrei impiegheranno ancora 1000 anni prima di arrivare a sapere che dopo la morte c'è una vita che merita. E Dio ci tiene che non ci pensino. Chi mi sa dire il perché? C'è quello, ma c'è anche un altro motivo molto più serio. Dov'è che gli ebrei sono diventati popolo? No, cioè che sono cresciuti, che sono fatti un'esperienza in Egitto, nei 4 secoli passati in Egitto, dove sono cresciuti, sono diventati un popolo, e che idee hanno assorbito stando in Egitto sulla vita dopo la morte? Che la vita dopo la morte è semplicemente la continuazione di questa vita. Se sta padruchetta, se padru de là, se sta schiavochetta, se schiavo de là. D'altronde, provate a pensarci, le piramidi cosa sono se non il tentativo dei faraoni di garantirsi l'eternità da faraoni? E spendevano per tutto quello che riuscivano a raccogliere, facevano diventare oro e argento per fare che cosa? Per fare gli ascepti, cioè quelle piccole statuine dove riproducevano i loro servi, i loro schiavi. Dalle schiavette che ti servono a letto la notte per riscaldarti i piedi, a quelli che sono dell'esercito, che ti ha preso il mangiare, che ti fa questo, che ti fa quello, che ti fa quello là. Averli tutti lì, perché così, quando sei morto, loro ti accompagnano e continuano a fare il loro servizio di schiavi per te. Questa è l'idea. E al Padre Eterno, che il suo popolo pensasse che la vita eterna era quella, non interessava proprio, anzi, non gli andava per niente. Ecco perché cancella tutto, fa in modo che non ci pensino proprio. Per quasi 2000 anni, per 1600-1700 anni, ha fatto in modo che gli ebrei non avessero un'idea di cos'era la vita dopo la morte. L'unica vita che c'è è questa. Infatti nel concetto biblico di uomo, non è come noi che diciamo corpo e anima, cioè qualcosa che nasce e muore, qualcosa che nasce, cioè creato da Dio, e poi continua a vivere. La chiamiamo l'anima. Ma c'è l'uomo vivo, l'uomo morto, punto. Per lui era importante che cancellassero dalla fantasia questa stupidaggine sulla vita dopo la morte e non si accontentassero neanche di quello che pensavano per esempio i greci. Per cui quello che pensavano nel Medio Oriente, sia in Egitto, non parliamo poi in Mesopotamia, peggio ancora. Ecco, Dio non voleva che il suo popolo pensasse cose di questo genere, come non voleva neanche che si accontentasse come i greci, che erano l'altra cultura a nord, per i quali i morti sono delle ombre, semplici ombre senza vita. Che se le svolasse da chiedere, ma che hanno solo una cosa che gli interessa, la nostalgia della vita che c'era e non c'è più. Quindi fa pensare al popolo che l'unica vita che c'è è questa. Ecco perché se Dio ti vuol bene, le cose devono andare bene mentre sei vivo, perché appena chiesto, se non si rivela qui che lui è presente e vale la pena seguirlo, quando è che te la fa sai? Quanto che se poi sarà nel secondo secolo prima di Cristo, quindi notate dal 2000, 1800 al 150, 160 prima di Cristo, che comincerà a spuntare l'idea che forse la mia Isse era che è tutto il fenese con la morte. Vi ricordate qual è l'occasione che spinge gli ebrei a porsi la domanda cosa succede con la morte? Bravo! Oh, ecco, la crisi di Maccabei. Quando per la prima volta gli ebrei sono costretti a decidere se continuare a credere nel loro Dio e morire o rinunciare a credere e poter vivere sulla terra. La prima persecuzione per la fede che devono subire, non per altri motivi, stavolta per la fede. E a quel punto la domanda, ma se io
per essere fedele a Dio devo accettare di farmi ammazzare. Che senso ha se dopo che so più? Se che so più dopo, scusa, è San Picchia fuori Dio, messo con te a vivere. E manda quel, mando quel paese. A meno che, ecco, ma se tu accetti di essere fedele a lui fino a lasciarci la pelle per lui, allora lui poi ti ricompenserà con la risurrezione. Cosa sia la sa mia, le mie idee. Però comincia, nasce quell'idea. Spunta lì, ma siamo a 165 anni prima di Cristo. Sul 1800, le mie età in fesna, eh? Sei d'accordo? E infatti quando Gesù arriverà, ci sarà ancora discussione tra chi ci crede a questo e chi ci ride sopra. E se ricordate chi è che ci ride sopra? La classe sacerdotale, i grandi responsabili del Tempio di Gerusalemme. Chi è che ci crede? I nemici più acerrimi di Gesù, i farisei. E com'è che Paolo, quando la prima volta che verrà incarcerato a Gerusalemme, si salverà? Come sa che in Sinedrio è una pagina gustosa quella lì proprio. L'ha messo in galera perché lui, fariseo, ha rinnegato i farisei per diventare cristiano, è diventato discepolo di Gesù. E l'ha messo in galera e quando lo mettono davanti al Sinedrio per condannarlo, lui dice, si difende, fratelli, io so che voi credete nella risurrezione, rivolgendosi ai farisei. Io sono accusato perché credo nella speranza di Israele, la risurrezione. Immagino, scoppia una baraonda tra farisei e sadducei e a un punto di vista si smette che lui lo lasciano libero. No? Ma c'era discussione, perché non tutti gli ebrei ci credevano, come non tutti ci credono oggi. Perché gli ebrei cristiani, che è la vita eterna, quando sono i battezzati che credono davvero che la vita dopo la morte è vita, come anzi è più vita ancora di quella che viviamo qua. Siamo onesti e sinceri. Sei, so, i sacchi di saldis, i sacchi saldis, di boh, boh, spero, spiego, ma quella speranza non è la speranza cristiana. Sono così sicuro che ci rischio sopra. È la speranza quotidiana. Auguriamoci che la nutro roba. Sto per dire perché d'altra parte chi di noi ha sperimentato quella vita lì? Perché non è il problema. Noi conosciamo questa vita. Di là ci crediamo. Se la credo, sembra un gioco di parole, lo è. Ma ci crediamo alla vita eterna se crediamo in Cristo risorto. L'unica prova che, notate, l'unica prova che abbiamo è Cristo risorto. Cancellate Cristo risorto e sono in braga di tela. Esatto. Non tutti, dopo i 2000 anni sono successe tante cose anche per loro. Hanno respirato anche l'aria europea, per cui qualcosina in tanti, però non in tutti. E soprattutto le grandi idee chiare non. Sì, perché la parola di Dio non dice più di tanto. Loro poi che si fermano a quello che noi diciamo Antico Testamento. Coelet, il destino dell'uomo è come quello del cane. Una volta morti, fine. È chiaro, eh? E Coelet è 300 anni prima di Cristo circa, né? La mia millenni prima, le 300 anni prima. Stiamo parlando di Saul, è ormai avviato verso il capolinea. Abbiamo già visto due o tre volte, ormai Dio che dice, allora, mi dispiace, ma la tua cocciutaggine nel restare nella tua posizione sbagliata, in questa presunzione di verità, anche quando non c'è, non ci può essere, mi lega le mani, mi impedisce di poter fare qualcosa per te. E infatti il destino di Saul è assimilabile a quello del faraone durante l'esodo. Dio può intervenire per il suo popolo? Sì. Potrebbe intervenire anche a favore del faraone? Certo. E il fa detto è per più di tal, ma quello si ostina a un punto tale che alla fine resta senza schiavi, senza esercito, senza figlio, quindi senza speranza, si autodistrugge in un certo senso. Per la stessa causa per cui Israele invece trova la libertà, trova la gioia, trova il futuro. Creazione di Dio, se tu accetti, è futuro. Se tu la rifiuti, diventa una palla al piede. La stessa trova. Perché nel litigare con lui, chi la vincerà alla fine? Noi uomini o lui? Se vogliamo litigare con lui. Se invece che accoglierlo vogliamo litigarci contro, alla fine chi avrà la meglio. È vero o no? Noi pensiamo di essere noi, ma alla fine ti trovi fregato praticamente. E il bello è che puoi dire grazie soltanto a uno, a te stesso. Non puoi incolpare nessuno. Sì, ma quello è un altro discorso. Lì Giobbe non lo sa, ma lui è oggetto di una scommessa che riguarda lui, ma non passa attraverso di lui. E
ti passa sulla testa. Sì, è vero. E infatti Dio alla fine dirà, bravo, l'unico che parla bene a me, l'unico che ha bestemmiato, ha parlato bene di me. Ma quello è un caso, lo vedremo quando ci arriviamo. È un caso particolare. Perché Giobbe, e Giobbe, notate, Giobbe rappresenta la situazione di tutti noi un giorno o l'altro che ha capito un detartoce. Quando la vita la va a rotoli e si accumulano problemi su problemi, e tra l'altro capisce il mio perché. E può succedere, può succedere.